Amici dell'Arte Bianca, buongiorno. Oggi voglio proporvi la ricetta della pizza napoletana con 48 ore di lievitazione. Una pizza veramente super digeribile, con una fragranza e con un gusto incredibili. Non perdete il video, sigla! Perché questa pizza ha una marcia in più rispetto alle altre? Ovviamente ha una marcia in più rispetto alla pizza in giornata perché ha degli aromi in più naturalmente, facendo una fermentazione all'interno del frigorifero, perché ovviamente non lasciamo tutto a temperatura ambiente, lasciamo partire la lievitazione e poi andremo a mettere per 40-43 ore al massimo all'interno del frigorifero l'impasto e lì avrà luogo la fermentazione e la lievitazione molto lenta ed è questo che ci consentirà di avere un impasto molto molto maturo e per cui sarà anche molto digeribile e molto molto saporito, ovviamente rispetto a un impasto 12 ore ad esempio. Naturalmente non tolgo nulla all'impasto 12 ore, sarà sempre molto saporito, ma ovviamente sono degli aromi, delle fragranze un pochino diverse. Diciamo che questo impasto è un po' più impegnativo per quanto riguarda i tempi, ma ha una marcia in più naturalmente, poi se uno riesce a gestire queste cose, queste tempistiche, poi magari si abitua e farà sempre la 48 ore, per esempio, perché comunque non è molto difficile. Alla fine, una volta che si fa l'impasto, si aspetta un'oretta, si lascia comunque all'interno del frigorifero il tutto e si può tirare fuori 5 ore prima della pizzata. Si può naturalmente fare così anche per una pizza a mezzogiorno. L'importante è che si tiri fuori 5 ore prima della pizzata, si lasci massimo un'oretta a climare, poi si procede con lo staglio e si può già, perché comunque l'impasto è già abbastanza lievitato comunque quando si tira fuori dal frigorifero. Adesso vediamo tutti gli ingredienti e anche la procedura. Ingredienti: 670 g di farina che abbia minimo 300 V di forza, quindi mi raccomando, guardate la scheda tecnica su internet. 370 g di acqua e questi sono gli ingredienti per l'autolisi. Poi per la chiusura in pasto altri 70 g di acqua fredda di frigorifero, mi raccomando, 1 g di lievito secco attivo oppure 3 g di lievito fresco, 22 g di sale. A questo punto andiamo a fare la nostra autolisi con tutta la farina e 370 g di acqua. Utilizzate la velocità 0,1 o meglio la retro se l'avete nella spirale come nel mio caso. Dobbiamo soltanto unire le cellule dell'acqua e la farina in questo modo, cercando di non formare molto glutine. Ed ecco qua la nostra autolisi che facciamo riposare per 20 minuti, spegniamo la macchina e copriamo tutto con un canovaccio, minimo 20 minuti. Ecco qui dopo 20 minuti, mezz'oretta la nostra autolisi, ora possiamo unire gli altri ingredienti. Vado con il lievito che è secco attivo, non lo devo sciogliere nell'acqua. E poi pian piano mescoliamo aggiungendo a filo naturalmente i 70 grammi rimanenti di acqua che vi avevo detto naturalmente molto fresca di frigorifero. Perché questo? Perché ci aiuta ancora di più a incordare e a stressare meno l'impasto. Oltre ad avere l'autolisi che già si aiuta a incordare, perché comunque le cellule dell'acqua e la farina sono adesso unite, noi andiamo anche a mettere acqua fredda per non stressare troppo l'impasto e naturalmente non rompere la maglia. Lo aggiungiamo naturalmente sempre a filo, anche se non è un grandissimo quantitativo, comunque sono 70 grammi e comunque vanno aggiunti piano piano, anche perché se non vogliamo rompere dobbiamo comunque farlo andare un pochino a una bassa velocità e aggiungere l'acqua pian piano in questa maniera. Vado sulla seconda velocità, a questo punto vado avanti e aggiungo tutta la mia acqua a filo. Abbassiamo leggermente sulla 2 per aggiungere l'ultimo goccino di acqua e poi il sale a pioggia. Alzo nuovamente sulla velocità 4 questa volta. Così andiamo a incordare ancora meglio e mischiare il sale naturalmente all'interno del nostro impasto.
Adesso, siccome è già molto incordato, abbasso sulla velocità 1-2, solo per mischiare leggermente il sale. Alla fine, massimo 30 secondi se è incordato così, e poi spegnete la macchina. Questo è il nostro impasto appena uscito dalla spirale. Un'oretta e mezza per far partire la lievitazione, poi lo mettiamo in frigorifero per 40-43 ore a 4 gradi. Dopo 42 ore di frigo lasciamo acclimare per almeno 40 minuti prima dello staglio. Dunque procediamo con lo staglio, praticamente 4 parti uguali, perché questa ricetta è per 4 panetti da 280 grammi. Per cui vado a dividere in modo uguale questi 4 panetti, mi raccomando li pesate, se manca qualcosa poi li andate proprio a modificare prima di fare le forme rotonde, come vi faccio vedere. Adesso per formare i nostri panetti lo pieghiamo da una parte, poi dall'altra, questo pezzo di impasto, e poi cerchiamo a questo punto di formare una pallina rotonda senza cercare di stressare troppo la maglia, in questa maniera, facendola un attimo girare anche sul banco, cercando di formare comunque una pallina abbastanza tirata, diciamo. La vado a porre nella cassetta di lievitazione e vado avanti. A questo punto lasciamo lievitare i panetti per 4 ore nella nostra cassetta di lievitazione. E a questo punto sono pronti, vi faccio vedere la stesura. Con naturalmente preparate il letto di semola, partiamo dal centro verso i lati. Proprio cerchiamo di non schiacciare i lati praticamente, lo facciamo sia da una parte che dall'altra. L'abbiamo girata a questo punto, la facciamo in tutti e due i modi, in tutti e due i lati della nostra pizza, e adesso ci aiutiamo con le mani a girare il nostro impasto sulla spianatoia in questo modo, cercando di fare la forma rotonda proprio. A questo punto cerchiamo di allargare l'impasto in questa maniera, anche con il pugno se volete, se preferite, lo andiamo a stendere poi per bene sulla nostra pala, e a questo punto inseriamo gli ingredienti. Scoppiate magari le bolle, quelle che vedete molto molto sottili, perché altrimenti si rischiano proprio, si bruciano di sicuro, diciamo, nella cottura. Mettiamo il nostro pomodoro partendo dal centro, questi sono pomodori pelati, schiacciati o passati a pasta verdure, va benissimo. Mettiamo poi la nostra mozzarella e il resto degli ingredienti, naturalmente vanno cotti. Una cosa molto importante per quanto riguarda la cottura: io sto utilizzando F1 e lo utilizzo a 500 gradi per quanto riguarda la resistenza superiore, e a 400-420 la resistenza inferiore, naturalmente controllando con pirometro eccetera. Se avete un forno a legna tenete più o meno queste temperature, se non avete forni che arrivano ad alte temperature non preoccupatevi, potete utilizzare comunque una pietra refrattaria e comunque magari mettere alla massima temperatura già 20 minuti prima il forno con dentro la pietra, in questo modo comunque la pietra sarà molto bollente. Vi consiglio naturalmente di con un pirometro controllare la temperatura, e ci metterà naturalmente qualche minuto in più, non ci mette un minuto, poi vedrete voi più o meno se ci metterà 7 minuti, 6-7 minuti per pizza. Naturalmente potete fare in questa maniera, altrimenti un altro metodo molto buono è il metodo combo, che significa cuocere praticamente la pizza, come vi ho fatto vedere, stesa in quella maniera. La dovete mettere senza ingredienti all'interno della padella. Poi a questo punto dovete mettere subito gli ingredienti, nel frattempo in 5 minuti si cuoce già sotto, la padella deve già essere abbastanza calda, quindi la accendete qualche minuto prima. Poi praticamente la andrete a mettere nella parte più alta del forno e dovrete aver già acceso da 10 minuti almeno, diciamo, la funzione grill al massimo.
del forno. In questa maniera vi cuocerà molto bene anche i lati della pizza in una maniera molto buona, secondo me, che non secca l'impasto della pizza. Se volete provarlo, è un metodo molto molto buono e lo farò vedere in uno dei miei prossimi video. E queste sono le nostre fantastiche pizze con lievitazione 48 ore. Allora, adesso per qualsiasi dubbio scrivete pure tra i commenti e vi risponderò naturalmente nella descrizione. Qua sotto potete trovare tutti gli ingredienti, la procedura, eccetera. Naturalmente, ecco, vi chiedo di iscrivervi al canale se vi interessano altri miei video, naturalmente di lasciare un like se vi è piaciuto questo, e vi auguro veramente una buona giornata. Alla prossima!